Benvenuti in Real Economy. L'Unione Europea si è impegnata ad aiutare i paesi partner vicini durante la pandemia. Non si tratta solo di fornire vaccini, ma anche di un prestito di emergenza o assistenza macrofinanziaria da 3 miliardi di euro a 10 paesi vicini duramente colpiti dalla crisi. Guillaume Desjardins è andato in uno di questi, la Moldavia, dove il Covid-19 ha sconvolto ogni settore della vita. La Moldavia, uno dei paesi alle porte dell'Unione Europea più poveri del continente, è stato colpito duramente dal coronavirus. Eccone un esempio qui, in questa campagna dove gli agricoltori, orgogliosi della loro industria casearia, hanno subito un doppio duro colpo, siccità e pandemia. Non abbiamo potuto importare i nutrienti dall'estero e a causa della chiusura dei negozi non abbiamo potuto comprare tutto ciò che ci serviva per la fattoria. In una situazione simile, economicamente durissima, alcuni produttori di latte hanno stimato fosse più redditizio macellare le proprie mucche. Non sono solo i contadini a soffrire, ma tutta l'economia, il che si traduce in meno entrate fiscali per uno Stato già logorato dall'aumento delle spese sanitarie e sociali. Nei villaggi remoti la solidarietà interviene per compensare le difficoltà finanziarie dello Stato, ma non è sempre facile. L'elenco delle persone in povertà assoluta è diventato più lungo, di conseguenza è più difficile anche per lo Stato aiutare tutti. Già prima che arrivasse il virus la situazione era precaria, con un salario medio lordo di 350 euro al mese un quarto della forza lavoro ha lasciato il paese. Due volte dal 2010 Bruxelles ha accordato alla Moldavia un'assistenza macrofinanziaria. Nonostante questo, nel 2019 la Moldavia aveva ancora un tasso di crescita tutto sommato decente del 3,6% e il tasso di disoccupazione era al 5,1%. Il governo stava addirittura pensando di lanciare un programma di costruzione di infrastrutture pubbliche, ma la pandemia ha rimescolato le carte in tavola. Lo scorso aprile l'Unione Europea ha concesso un prestito di 100 milioni di euro a questa ex repubblica sovietica. Abbiamo chiesto a Maya Sandu, nuova presidente del paese, come questa assistenza macrofinanziaria potrebbe aiutare la Moldavia a rialzarsi. La nostra economia ha bisogno di questa assistenza perché le aziende moldave non hanno avuto alcun sostegno l'anno scorso e non ci sono soldi nel budget attuale per sostenere l'economia. Questo significa perdere posti di lavoro, redditi. Per molte persone significa la povertà. Questo prestito tuttavia è condizionato. I primi 50 milioni sono stati erogati nel novembre del 2020, il resto verrà trasferito alla Banca Centrale Moldava solo dopo che il paese avrà approvato le riforme per combattere la corruzione, rafforzare lo Stato di diritto e la governance economica. Sono d'accordo con la condizionalità, che va di pari passo con le richieste del popolo di una buona governance, perché i contribuenti dell'Unione Europea vogliono sapere che il denaro che hanno dato ai moldavi arrivi ai moldavi e li aiuti e non finisca per essere usato male da persone corrotte anche in Parlamento o in altre istituzioni statali. Dumitru Pintea è un economista di Expert Group, una delle organizzazioni incaricate di monitorare queste condizionalità. Per Pintea questo obiettivo non sarà raggiunto senza cambiamenti politici nelle prossime settimane. La Moldavia non ha un governo plenipotenziario al momento che può attuare le riforme e allo stesso tempo questo governo non ha sostegno in Parlamento. La maggioranza dei deputati è contro le riforme e contro queste condizionalità. Oltre alla Moldavia, le riforme condizionano la rata dell'assistenza macrofinanziaria in altri 9 paesi beneficiari. L'assistenza macrofinanziaria è un aiuto da parte dell'Unione Europea, ma come avete sentito ha delle condizioni. Vediamo nel nostro corso intensivo come funziona esattamente. La Commissione europea sta fornendo 3 miliardi di euro in assistenza di emergenza a 10 dei suoi paesi vicini per aiutarli ad attutire il colpo delle ricadute economiche della pandemia. Questi includono paesi candidati per l'adesione all'Unione, potenziali candidati e paesi vicini. Conosciuta come assistenza macrofinanziaria,
arriva principalmente sotto forma di prestiti con condizioni molto favorevoli e bassi tassi di interesse. Viene generalmente pagata alla banca centrale del paese e usata dal governo per stabilizzare le sue finanze pubbliche. Per ricevere il denaro, i paesi devono aver firmato un programma di finanziamento con il Fondo Monetario Internazionale, devono soddisfare le condizioni per il rispetto dei diritti umani, attuare riforme democratiche, economiche e di governance e reprimere la corruzione. Il commissario Varhey è responsabile della politica di vicinato e dell'allargamento dell'Unione Europea. Sono venuta a chiedergli perché questa assistenza finanziaria è così importante in questo momento. L'Europa non sarà mai un luogo sicuro e prospero fino a quando il vicinato stesso non sarà sicuro e prospero. Sicuro nel senso che si riprenderà dalla crisi sanitaria e prospero nel senso che si riprenderà dalle ripercussioni economiche che la crisi sanitaria ha creato. Agli spettatori dell'Unione che osservano e si chiedono perché il denaro viene speso fuori dall'Europa, cosa dice loro? Per perseguire i nostri interessi dobbiamo essere presenti in questi paesi, quindi contribuire alle loro necessità, aiutarli nelle loro priorità. Questo significa anche creare un mondo che assomiglia all'Unione Europea, pur restando fuori dall'Unione Europea. Questo ci darà opportunità di investimento prevedibili per le nostre imprese, più scambi con questi paesi in termini di visite commerciali e turistiche, e naturalmente stabilità e sicurezza alle nostre frontiere. Abbiamo sentito nel nostro servizio poco fa che sembra improbabile che la Moldavia sarà in grado, addirittura disposta, ad attuare le riforme economiche necessarie per avere la seconda rata di questa assistenza macrofinanziaria. Quanto è preoccupato per questo? Non sono preoccupato. Ho incontrato la Presidente e credo che il suo impegno sia molto solido. Sono molto fiducioso che rispetteranno tutte le condizioni. Non è nell'interesse dell'Unione Europea perseguire questi obiettivi che abbiamo fissato insieme con la Moldavia. È nell'interesse del popolo moldavo attuare tutte queste riforme, perché questo renderà il loro sistema giudiziario, il loro sistema economico, molto più resistente e decisamente in grado di riprendersi dalla crisi pandemica. Commissioner, thank you very much for being with us here on Real Economy. Thank you. È tutto dal team di Real Economy per questa settimana. Grazie per essere stati con noi. A presto!